Mentre in tutta Europa iniziano i razionamenti di acqua ed elettricità, Bruxelles destina oltre 220.000 euro a progetti per sponsorizzare la cultura queer, termine che indica genericamente la comunità non eterosessuale e non cisgender. A denunciarlo è Nikolaus Fest, appartenente al partito conservatore Alternativa per la Germania. L'europarlamentare tedesco ha spiegato che i fondi sono collegati al programma Erasmus+, il cui obiettivo è quello di sostenere l'istruzione, lo sport e gli scambi culturali fra i giovani europei. Un esempio fornito da Fest è quello relativo al gruppo berlinese Critical Queer Solidarity, che avrebbe ricevuto quasi 22.000 euro per organizzare seminari sul tema, come quello tenutosi lo scorso novembre nella capitale tedesca con il nome di Drag It Up, in cui parteciparono 38 persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Impareremo da alcune delle migliori drag queen e arriveremo a conoscere il loro approccio, si leggeva nella descrizione dell'evento, finanziato in buona parte, o forse completamente, dai soldi dei contribuenti europei. Drag It avrebbe infatti dovuto, almeno secondo la Commissione europea, creare uno spazio sicuro in cui i giovani queer possano essere se stessi, sia durante il seminario che nella loro vita quotidiana dopo il progetto. Non solo, poiché obiettivo del programma era anche quello di insegnare ai partecipanti ad affrontare la mascolinità tossica, andando al di là dei tradizionali ruoli binari di genere. Eventi simili sono stati organizzati anche in altri paesi, come Austria e Spagna, sempre sotto l'ombrello dei fondi comunitari di Erasmus+, progetto sulla cui pagina di Twitter è stato recentemente proclamato che il futuro è queer.